Matteo Frazia, direttore sportivo del Furci, mi sembra che in questa partita con il Gescale c'è stata una regressione nel gioco. A cosa è dovuto questo? Ma ci siamo, forse voi, dico, non so, siete anche arrivati un po' dopo, perché avevamo fatto bene il primo quarto d'ora dove potevamo essere sul 2-3-0. E non abbiamo concretizzato, abbiamo fatto solo un gol e poi effettivamente ci siamo trovati in difficoltà. E diciamo che anche soprattutto nel primo tempo avevamo avuto qualche problema a centrocampo. E comunque dobbiamo anche considerare che c'è l'avversario, prendiamo di positivo il risultato, i tre punti, e adesso in settimana cercheremo di analizzare meglio qual è stato, diciamo, le fasi che non sono andate bene della partita. Soprattutto in questo secondo tempo ci sono stati dei correttivi sulla vostra fascia destra, però non hanno sortito gli effetti sperati, anzi forse la situazione è peggiorata. Sì, diciamo che anche per svariati motivi avevamo un paio di giocatori che non si erano andati bene in settimana per motivi lavorativi o motivi fisici. Poi non ci dimentichiamo che anche comunque a noi ci sta mancando Cosimo Cicala, che sicuramente a centrocampo era quello che magari poteva darci quel qualcosa in più. E quindi con quelli che siamo riusciti a mettere in campo oggi, diciamo, comunque penso che abbiano fatto bene anche loro. Beccaria si adatta a quella posizione che ha avuto oggi? Ma diciamo che la cosa principale in tutto c'è sempre la squadra. Naturalmente quando anche Peppe ha visto che la squadra stava soffrendo e quindi si è abbassato quei 10 metri per, diciamo, dare più compattezza nel centrocampo, dove sicuramente magari non riusciamo a fare bene oggi. Visto che è importante per voi il regista, Cicala quando è recuperabile? E purtroppo Cosimo ha la pubalgia, e la pubalgia non sono delle cose ben certe e stabilite, quindi viviamo, diciamo, un po' alla giornata. Sicuramente adesso comunque fino a Natale dovrà riposare, poi si vedrà. Guardando un po' l'alta classifica, voi ci siete, secondo te questo Taormina e Ghibellina hanno qualcosa in più? Ma diciamo, per quello che ho visto fino adesso, perché poi il calcio sa benissimo che oggi da un responso, domani da un altro. Secondo me il Taormina è la squadra che ha qualcosa in più delle altre, sia a livello societario, a livello organizzativo e a livello giocatore. Le altre, comprese noi, le vedo un gradino sotto, ecco, la lottare, ecco, dal secondo posto in poi, diciamo.